I could guide in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Dai, buonasera, buonasera a tutti. Sto sottofondo, bello. Allora, intanto ragazzi, vi volevo ringraziare della presenza e ringraziare della partecipazione a tutto il campionato. Penso che l'essere di Amici del Mare di Città Vecchia abbia creato un evento che non dico sia unico, perché non voglio dire una stupidaggine, però diciamo che è stato molto originale. E devo fare i complimenti a Alessandro Facitti, anzi direi di fargli un grosso applauso, secondo me. Il facittone nostro, salve. Chi è che fischia? Troppo mi sei acciaccato il filo, e qui mangio che abbiamo fatto tutti insieme. È uscito fuori una cosa bellissima, lo spirito agonistico, sì, ma partecipazione vera, sentita, l'amicizia. E la cosa più importante secondo me è stata questa, che è uscita fuori da questo campionato. Persone che non si conoscevano, che comunque hanno condiviso il bel tempo, il brutto tempo, il mare forte, il vento e via discorrendo. E comunque io direi, fatevi un applauso da soli, perché io non ve lo posso fare. Grande! Bravi tutti, ci hanno seguito dall'inizio alla fine, e quindi è stata veramente una cosa, secondo me, importante. E la ringraziamo di nuovo, e ci abbiamo noi, vieni qua un attimo, il rappresentante della Trabucco. Che insomma non hanno fatto poco. In più ringraziamo per forza e inevitabilmente Andrea per Federice, con Nicola Collesche, con il tutto ciò che ci serviva, insomma abbiamo avuto una spalla eccezionale, devo dire. E in più, anche in più, diciamo che i premi che adesso noi andremo a consegnare sono solo ed esclusivamente i premi che riguardano i primi 5 classificati di ogni gara. E questi signori, non so se voi lo sapete, comunque se non lo sapete ve lo dico adesso, l'ha messi il signor Pier Federici Andrea, quindi ancora una volta un applauso. Allora cerchiamo di stringerla, perché c'è qualcosa che ci aspetta dentro, che è una cosa un po', vedo che siete molto interessati. E quindi gli famo tutti, facciamo una questi cosa, sono logica, no? Questi sono i sette ancora. No, Fabio è il quinto. Il quinto. I quinti, siamo adesso, siamo per Fabio. Cioè, Antonelli Pierluigi, detto anche l'uomo rombo. Ecco l'uomo rombo. Dai, fatelo insieme questa cosa, ci stanno le spade. I quinti sono questi, ragazzi. Adesso chiamo i quarti. Pier Federici Andrea, che forse già sta qua. Merulli Alessandro. Tomassi Fabrizio, dobbiamo provare per forza. Fabrizio. Vai, e Bimbo! E andiamo! Antonelli Pierluigi, gira da Fabrizio e Cacio Tosto Fabio. Ancora aspetta, papà, c'è la lua, bobina tua, scegli la piano. Stiamo parlando dei quarti, Fabio, chiami i miei tazzi. Capito, ma non sanno a fare foto di rito, una di quelle Fabio, no. Terzi classificati. Taormina Claudio. Ah, Claudio lavora. Cacio Tosto Fabio, allora, aspetta, perché qui non De siamo, Michelis siamo Claudio. Farietti Germano, grande Germano. Poi c'è un certo Andreoli Fabio, che poi non vengo. Poi secondi classificati. Andreoli Fabio, che so io. Andrea, mi fai una busta per favore, che me la porti a casa? Andreoli Fabio, secondo classificato. Che ne so, vabbè, mettila.
Poi ci abbiamo De Felice Carlo. De Felice Carlo c'è? Se non c'è, perché non dice non c'è? Vabbè, io Petrolini Ezio, eccolo. Cecacci Simone e Santarelli Daniele. Daniele. Non stanno scritti, gira un po'. Bello. Non fa niente. Allora, i primi classificati di ogni gara che vincono un buono pasto per mangiare roba. Allora, Cacio Tosto Fabio, perché di quando vai... e prende un buono. Faccio venire anche la signorina Valentina Cerroni. Mi hanno detto che deve essere col... Vieni qua per favore. Venga qua per favore. Può venire per favore. Il signor Pacitti ha detto che se lei gentilmente si è propinto. Beh, dire un attimo, perché io. Vabbè, non lo so. Vediamo che Valentina rappresenta la No, soltanto due parole, vi saluto, mi presento, sono Valentina Cerrone, lavoro nella federazione, nella FIPSAS, e sono responsabile dell'ufficio comunicazione. Ho gradito non poco l'invito che mi ha rivolto Alessandro, che conosco da tanti anni, e per me è una gioia enorme essere qui, stare a Civitavecchia, stare con voi. Cacio Tosto Fabio, Cacio Tosto Fabio, che chi è Cacio Tosto Fabio? Allora, questi sono i primi. Ivan Bey, ma non battete le mani tutti insieme, una volta, no, tutti insieme. Santarelli Daniele, no, tutti insieme, una volta sempre. E Santarelli Daniele ne prende due perché ne ha vinto due, fate pagare. Due buoni spese. E il grande Barrella Fabio. E andiamo Barrella Fabio. E dai, mi sono questo è il buono, la coppia. Vai. Troppo, no, te giuro. Allora io direi che grazie per il momento e ci andiamo a fare una cosa interessante. I could count in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my trick. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. I tend to get the always ended up in war. Every whisper made you jealous, and it from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, baby, let me go. Il grande Ivan dall'altra parte dello schermo, ci si crede. Adesso lo prova a me, aspetta. Dai, io in diretta, in diretta. Brigati. Qua andiamo dal grande Fabio. La famosa GoPro di Fabio e io cercassimo di fare qualcosa di scritto. Mi fanno ridere.
Cosa dici? E andiamo? E andiamo? Braccio? Braccio? Andiamo da quella parte per favore. I could go out in the dark and see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my trick. Let me go, let me go, let me go. Questi premi, come dicevamo prima, sono stati offerti dalla dal nono al decimo. È tutto Trabuco perché qui allora il decimo classificato adesso è no. Il decimo classificato assoluto 757 punti per Federici Andrea. Una canna da vera! Allora questa io la volete rompere a uno dei nostri siti alla Sidia Michelma perché mamma è un po' andata a sedere per cui procederei con la esposizione la facciamo poi insieme, no? Io la lascio il nono classificato con 781 punti Antonelli Bertolucci. Adesso premiamo il 18 premiamo l'ottavo classificato. Lo sapete chi è l'ottavo classificato? Io. No, no. Con 801 punti c'è Cacci di Timone. Siete più dal basso, così sembrate più alti. Passiamo al quinto classificato assoluto. Iniziamo a andare su pesante qua, eh. Si inizia a spedire pesante. Quinto classificato assoluto con 1275 punti. Di premiare Giuseppe Fattorini. Alle signore non si chiede, ma un signore a un uomo della sua diciamo
54 anni e ho cantato diciamo di pesca. Il ricordo va comunque di diritto perché ci è stata vicino per tutta quanta la competizione e ci ha sopportato anche quando abbiamo fatto dei permessi all'ultimo minuto e quindi ci hanno aiutato moltissimo. E una targa va alla capitaneria di porto di Civitavecchia. Le tira Pasquale Manino, comandante della capitaneria di porto. Tutti noi e al pubblico che c'era un giorno. Allora, innanzitutto devo ringraziare Andrea, governico della Luna Rossa, che mi ha permesso questa cattura, una bella scarpa da ginnastica del numero 44. E questo era il terzo posto assoluto. Ora passiamo al secondo posto assoluto. Intanto invito pure Andrea a venire vicino a me. Allora, secondo classificato assoluto con 4.392 punti, e non sono pochi, Cacio Tosco Fabio. Con 7 dei premi Federico Marchetti e Valentina Cerrone. Noi avevamo messo un premio, il campionato iniziava con un semplice premio, semplice come modo di dire, ma è un premio comunque abbastanza bello, e poi la Trabucco si è aggiunta in opera d'arte, quindi il nostro premio che abbiamo messo come associazione è una crociera nel Mediterraneo per due persone, e l'ha vinto Daniele Santarelli. Ma perché non ha preso proprio niente? Molto bene! Ma c'è la traccia nella mente!